Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di Horizon Forbidden West. Oggi vedremo come fare a trovare e completare il punto panoramico Il Bosco della Memoria. Ci troviamo esattamente a nord del Bosco della Memoria, al centro della mappa sostanzialmente, e alle nostre spalle c'è la torre panoramica. Facciamo la scansione col focus, così prendiamo la missione secondaria e vediamo che in alto a sinistra ci sono delle montagne. A destra c'è questa strana struttura metallica che sembra quasi una croce. Però non si capisce bene che roba è. Se ci giriamo vediamo che in fondo a tutto lì c'è quel radar che però si è messo tutto al contrario. Andiamo verso il radar. Naturalmente ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato di aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Purtroppo dobbiamo attraversare il fiume a nuoto e allora ci mette un anno per nuotare. In questa versione nuota più piano. Ci tiriamo il radar sulla sinistra e passiamo dall'altra parte della montagna. E qui troviamo degli appigli. Saliamo su. Continuiamo a salire. Continuiamo a salire ancora. Ragazzi, ed esattamente qui possiamo girarci, riattivare il focus e allineare l'immagine del radar con la montagna. E possiamo vedere la base di caccia. Vi faccio vedere un'altra cosa. Siamo esattamente qui. Noi siamo partiti di dove era il falò. Quindi un po' più in alto a destra. Ragazzi, il tutorial finisce qui. Noi ci vediamo domani con un nuovo tutorial di Horizon Forbidden West. Ciao!